Ci sta, a volte non sai cosa fare con i tuoi pazienti. Non è strano, anzi, certo, non deve essere una regola, ma ci sta. A volte arriva quella persona che è tipo un sudoku killer. Tu ci provi, ma proprio non sai dove mettere le mani. Oppure, va da sé, ti trovi di fronte a quella persona che è una mitragliata di non lo so. Tanto che io ci ho fatto 2 video interi per dare un'idea di come comportarsi di fronte al non lo so. O ancora in quel momento ti si spegne il cervello. Sei lì, ascolti quello che c'è da ascoltare, ma niente, encefalogramma piatto. Quali che siano le ragioni, a volte ti trovi in un vicolo cieco, o peggio, ti ritrovi incastrato in un loop con il tuo paziente. E a quel punto, che fai? Puoi usare 2 tecniche, semplici, declinabili in decine di modi diversi. La prima, forse la più semplice, non è nient'altro che una derivazione della Miracle Question. Puoi chiedere, per esempio, al tuo cliente: se domani tutti i tuoi problemi sparissero, che cosa faresti di differente? E come detto, la puoi declinare in decine di modi differenti. Per esempio, se tra un mese ci vedessimo e mi dicessi che le cose vanno meglio, e io ti chiedessi come mai, cosa noti che ti fa dire che le cose vanno meglio, tu cosa mi risponderesti? Oppure, se tra qualche tempo io incontrassi tua moglie e lei mi dicesse che tu stai meglio, io le chiedessi come mai, da cosa lo nota che tu stai meglio, lei cosa mi risponderebbe? Domande come queste servono ad aiutare la persona a orientare le proprie percezioni verso uno scenario futuro, privo del problema. Questo permette di esplorare delle alternative, delle possibilità, delle cose da fare, o anche solo degli obiettivi o dei desideri. Una volta fatto ciò, ci si può dare come obiettivo quello di raggiungerli, di costruire un andamento, una strada, un percorso per arrivare a realizzare quegli obiettivi o quei desideri, ma non necessariamente. Infatti spesso basta dialogare durante la seduta su questi argomenti, su queste questioni, su questi scenari possibili, per poi chiudere chiedendo alla persona di continuare a rifletterci fino all'incontro successivo. Come notarono Stide Schaser, Insu Kimberg e gli altri della terapia breve centrata sulla soluzione, è molto comune che poi la persona torni la volta dopo già con qualche o diversi cambiamenti. E se questa serie di domande orientate al futuro non dovessero essere sufficienti, beh, puoi fare esattamente l'opposto. Puoi, cioè, proporre delle domande che facciano da eco alla tecnica del come peggiorare. Chiedi al tuo paziente che cosa dovresti fare per peggiorare la tua situazione attuale, oppure qualcosa di simile. Ad esempio, di fronte a un cliente disperato che non sa quale strada scegliere, potresti chiedere qual è la strada peggiore, la scelta peggiore che tu potresti fare, la strada che proprio non dovresti prendere. Oppure potresti chiedere se tu volessi stare peggio di così, o se tu ti volessi dare un cattivo consiglio, quale dovrebbe essere. O anche semplicemente se tu volessi continuare a stare così, dove così ovviamente è uno stato indesiderabile, che cosa dovresti fare? Tutte queste domande, te ne sarai accorto, producono risposte di comportamenti indesiderabili. In questo caso, da un lato, potrete individuare che cosa non va fatto e per contrasto che cosa invece sarebbe opportuno cominciare a fare. Dall'altro, come sopra, potresti semplicemente chiedere alla persona di continuare a rifletterci nei giorni a venire. Anche in questi casi, ciò che comunemente succede è che alla seduta successiva la cliente si presenta con qualche progresso. Il pass va calcolato, fa parte del processo, ma saperne uscire fuori è doveroso. Se hai voglia di approfondire le 2 tecniche, puoi cercare altri miei video con le parole chiave domanda del miracolo, miracle question, o come peggiorare. Potresti anche accendere a questo punto, attivare le notifiche per rimanere aggiornato su altri video simili. Pensaci tu, cosa potrebbe accadere se lo fai o se non lo fai?